Io sono uno che passa avanti, capito? Mi capito? Tu passa avanti. Cioè, non è che io proprio mi ricordo, cioè, magari se sono con un altro che riusciamo a ricordare insieme, infatti con questo Ito che si chiama Italo, e allora ricordiamo, cioè, parliamo quando siamo in famiglia, che poi la moglie e i figli vogliono sapere quello che abbiamo combinato, e ne abbiamo combinate di cotte di crude. Ma a Catanzaro non c'è un cazzo, cioè proprio, parliamoci chiaro, d'inverno è una paranoia. Eravamo cinquantino, allora c'era una strada che questo è un aneddoto così, proprio un aneddoto. E non arrivava perché arrivava a me e moriva, eravamo in due. Ho dovuto truccare sta Vespa, 90 veloce, e allora arrivava come un fulmine. Cioè, tutto per vedere una ragazza, capito? Che poi ci dovevamo pure sposare questa ragazza. C'è una storia. Io ero più drastico da piccolo, vedi dove ho cambiato. Magari adesso magari ci penso due volte a fare una cosa. Una volta avevo, ecco, quello era il coraggio, ero più drastico. Ero più drastico perché già io mi ricordo che ero scritto alla lotta continua con i fasci, facevamo una botte da morire, da Orbi proprio. Cioè, quello era il coraggio, io me ne sbattevo il cazzo, capito? Prendevo una mazza, andavo lì, cioè, mi mettevo gli anfibi, cioè, via. Cioè, ho vissuto queste storie e quello era il coraggio, no? Perché non, ero drastico e cercavo di incitare gli altri ragazzi, gli altri che erano con me, oh, porco Dio, andiamo là, spacchiamogli il culo come si deve. Cioè, e beh, a Tropea è la zona, cioè, che arrivavano, aspettavamo i turisti, e Tropea, Vibo, Pizzo, cioè, poi della zona del Ionio, facevo Catanzaro, Soverato, e, a parte che io poi lavoravo pure con un furgone, un po' per un motivo, un po' per l'altro li giravo tutti, Pesce, paesini, cittadine, oh. Ma da bambino, quella finché mi ricordo io, mia madre è morta, cioè, che io avevo 11 anni, facevo la prima media, e niente, le solite cose, non c'erano i PlayStation, no, roba varia, lì si giocava a Babbo di Fontana e così, con gli amici, e toccava uno e allora doveva rimanere, c'è sta roba, no? Erano giochi, diciamo, più... Una volta la pensavo diversamente perché era un divertimento, era... Però con l'andare del tempo poi capisci tante cose. Perché non bisogna scherzare sui sentimenti di una persona. Cioè, magari si inizia scherzando e poi questa magari la prende sul serio. E cerco sempre di fare... Cioè, non proprio il moralista, ma sì. Diciamo il moralista, eh? La compagnia, aspetta, non vedevamo che arrivasse l'estate perché arrivavano da Zurigo, dalla Germania, da... E allora lì ci facevamo le ragazze un po'. E giochi, andavamo in campagna, andavamo a rubare le ciliegie, insomma, se storia, non è che... insomma, poi... col motorino andavamo in giro quando arrivavano delle ferie dei ragazzi, ma poi ci siamo fatti la macchina e solite storie. Io sono uno che passa avanti, capito? Mi capito? Tu passa avanti, cioè non è che io proprio mi ricordo, cioè, magari se sono con un altro che riusciamo a ricordare insieme. C'è una rockstar, suonare in un bel palco, c'è tipo i Deep Purple oppure Led Zeppelin, poi ho visto una marea di concerti pure che...
E lì sognavi veramente, sognavi, mi calavo un acido, che sognavi? Cioè, ero in acido perso, non ho visto mai un trip, cioè un concerto senza trip. Una volta c'è questa, hanno ucciso un amico mio, che io mi sono spostato e lui si mise là a posto mio. Potevo essere io là che rimanevo. Non so come descriverti, è Adel Chiargano, non so se avete sentito parlare. L'arte è una cosa, l'arte è bella, vedi, invece. E l'arte è bella perché la musica è arte. C'ho un cugino che faceva riproduzioni da lì, poi si è messo a pitturare cose sue, fotografava e pitturava. E quello è un'arte, vedi, già è diverso, un artista, pure un musicista. E io mi ricordo, c'è, ma questo da grande già, quando vivevo a Roma, che con Alessio Britti eravamo dalla mattina alla sera insieme. La mamma mi vuole un bene da matti. Ma dai. Sì, e lui non è che, lui è andato a Sanremo, ma lui veramente è un bluesman. Lui faceva del blues. Solo che non è che si poteva presentare a Sanremo con un blues, giustamente. A chi, scusa? Alex Britti, sì. Magari se sono con un altro che riusciamo a ricordare insieme. Sì, vedi, il destino, ti ho spiegato poco fa che quella pallotta mi poteva arrivare a me, se magari quello non mi spostava, per dirti. Non può essere la sorte del destino questa, che mi ha spostato a me, se becca tu, poveraccio Luna, pallotto.